Buongiorno amici, siamo a Budapest e in questo momento ci troviamo nella nostra camera hotel dove siamo appena arrivati. Questa mattina il nostro aereo è atterrato alle ore 11 e come soluzione per arrivare fino qui in centro abbiamo scelto il bus privato, molto conveniente a livello di tempo. E sempre parlando di convenienza, abbiamo cambiato le nostre monete in aeroporto con i fiorini ungheresi. Tra poco, finito di sistemarci qui in camera, andremo a visitare questa città. Molto vicino al nostro hotel, abbiamo deciso di farci un giro in questo posto che è il mercato centrale, il mercato più antico e più grande di Budapest. Veramente grande e soprattutto disposto su più livelli. Nel piano dove ci troviamo adesso è tutto dedicato al cibo e a prodotti locali, tra cui salumi, spezie e tutti i locali street food. Invece nel secondo livello è pieno di negozi di souvenir. Guardate, in questa bancarella vendono cioccolato artigianale e ci sono tantissimi gusti da scegliere. Vedete, ci sono anche tante varietà di palinka, che è un liquore tipico ungherese. Queste foto risalgono al 1897 e dovrebbero essere le prime foto inaugurali del mercato centrale. Ci siamo spostati lungo le rive del Danubio perché a forza di girare non ci siamo resi conto assolutamente dell'ora e quindi abbiamo rischiato di rimanere chiusi all'interno del mercato. Quello che vedete all'altra parte del fiume è il famoso castello di Buda che visiteremo domani. Abbiamo appena attraversato questo bellissimo ponte che, non so se lo sapete, è uno dei grandi simboli di questa città, perché fu il primo ad essere costruito per collegare la parte di Buda, dove siamo ora, alla parte di Pest, anticamente città divise dal Danubio. Siamo ritornati nella via principale che poi riporta al nostro hotel. Siamo stanchissimi e credo che per questa sera ordineremo qualcosa in camera. Ci vediamo domattina. Buongiorno amici, siamo appena usciti dal nostro hotel dove abbiamo appena fatto colazione e in questo momento, come vi dicevo ieri, stiamo andando a vedere il castello di Buda. Ai piedi del castello di Buda, dove stiamo decidendo se prendere la funicolare oppure fare l'intero giro a piedi. Amici, abbiamo scelto questa terza opzione che non conoscevamo, che è quella di prendere la navetta e fare l'intero giro dei punti di interesse allo stesso prezzo della funicolare, quindi molto più comoda e conveniente. Arrivati
Qui al Palazzo Reale c'è la possibilità di andare a visitare all'interno il Museo Nazionale Ungherese, oppure di proseguire lungo la via panoramica per arrivare ai famosi giardini. Arrivati al bastione dei pescatori. Il bastione è stato costruito come struttura panoramica, infatti da qui c'è una delle viste più belle di tutta la città. Nel quartiere ebraico di Budapest, precisamente siamo allo Zimbraket, che è un ruin pub che è stato costruito nelle fabbriche dismesse di questa città. Col tempo è diventato una grandissima attrazione, infatti in questo momento è strapieno di gente. Se riuscite a sentirmi con tutta questa confusione, ma ho ordinato il goulash, che è una zuppa tipica ungherese a base di patate e manzo. Buona. Abbiamo ordinato anche questa lette di pollo alla salsa barbecue. Sono piccantissime ma molto buone. Guardate, c'è anche un distributore di CD. Siamo usciti perché si è fatto tardi e dobbiamo ritornare nel nostro hotel. Locale è fighissimo, soprattutto strapieno di gente. Se venite qui a Budapest dovete assolutamente visitarlo. Stazione di Calvin Ter. Questa mattina abbiamo preso la metro nella stazione vicino al nostro hotel per arrivare fino qui in Parlamento. Abbiamo pagato un biglietto 350 fiorini ungheresi, che corrispondono a poco più di un euro. Questo che vedete si chiama Portale dei Leoni ed è una delle entrate per accedere al palazzo. Guardate
guardate, questo deve essere l'antico sistema con cui venivano controllati tutti gli orologi dell'edificio. Usciti ora dal palazzo dove abbiamo fatto una visita guidata in italiano di 45 minuti. Non sembra, ma passano molto veloci e ne valsa la pena. Amici, siamo passati in hotel per cambiarci perché questa sera salutiamo nel modo migliore questa fantastica città. Abbiamo un tour prenotato per una crociera lungo il Danubio e quindi il panorama e lo spettacolo saranno assicurati. Stiamo per entrare. Sono 00:20 ed è finito ora questo bellissimo tour sul Danubio. È stata un'esperienza fantastica, ora però vi faccio la buonanotte e ci vediamo al prossimo video.